Okay.
conversazione interrotta dalle risate di Ethan e il principe Jonathan. È la migliore battuta che tu abbia mai fatto, Ethan. Lo prendo come il più alto complimento. Le mie battute sono sempre eccellenti. Oh, salve, Lady Antonia. Non ti avevo vista. Ehi, Antonia. Ehi, Alicia. Che state facendo? Stiamo a farci una cavalcata, mamma mia. Loro due insieme. non dico altro, hai già capito. I nostri cavalli sono stati fin troppo inattivi di recente. Tutti i doppi sensi. Dobbiamo farveli muovere le gambe, oddio. Potreste venire con noi. Imparare a cavalcare è un'abilità importante che servirà a corte. Questo
qualsiasi cosa stia succedendo, se me lo permetterai. So che non sarà facile riguadagnare la tua fiducia, ma pensaci. Jonathan torna da te per osservare il panorama e tutti e tre stati in piedi in un silenzio amichevole. Dimentichi i tuoi problemi per un po'. Non può andare meglio di così. Sarai la regina di Jonathan o ti innamorerai di Ethan. Segui il tuo cuore e vedi dove ti porta nella prossima parte, ma lo facciamo adesso. Ok, allora adesso c'è il secondo capitolo. Sì, capitolo parte 2. Anzi, scusa, capitolo 1. Ballando per la vita. C'è un vento assurdo fuori. Ballando per la vita. Con l'avvicinarsi del ballo di corte, anche i ragazzi giocano sporco. Tutto per te. Qualcosa non va. Non è vero? Cioè... Ok, andiamo con parte 2, capitolo 1. C'è un vento assurdo. Questo non dovrebbe essere tu.
cosa ho interrotto qui. Sempre prendere in giro Alicia. Non ti preoccupare, potrei tornare alla tua sessione di ballo a breve. Ho delle novità. Non sono riuscita a trovare nulla di importante riguardo alla lettera, ma ho pensato a qualcosa di meglio. Possiamo far combaciare le calligrafie. Come? Ho accesso al libro degli ospiti da qui. Possiamo vedere se ce ne sono di simili a quello delle note. Piena di risorse come sempre, Alicia. Sto shippando Ethan con Alicia. Sono l'unica. Bene, ora che abbiamo una pista, che facciamo? Speravo potessi venire con me ad investigare. Potrebbe essere una missione pericolosa. Trovare il libro degli ospiti è sempre altamente sorvegliato, chissà perché. Forse lo scopriremo. Cosa vuoi fare? Vai con Alicia, ovviamente. Andiamo a prendere quel libro. Sì, all'avventura. Buona fortuna, ragazze. Io vado ora. Grazie dell'aiuto, Ethan. Andiamo, Alicia. Tu ed Alicia vi introducete di nascosto nella sala d'ingresso, pronti a vedere il libro degli ospiti. Dannazione, ci sono più guardie del solito. Vedi quattro guardie camminare avanti e indietro nella sala d'ingresso, che parlano fra loro. Perché ci sono così tante guardie per un libro degli ospiti? Forse evitano alle persone di entrare nel castello. Avrebbe più senso, ma perché hanno aumentato la sicurezza? Non ne ho la minima idea. Osservi attentamente le guardie, sperando che scompaiano all'improvviso. Non abbiamo speranza, non si sposteranno. Cosa dovremmo fare? Se causassi una distrazione, riusciresti a prendere il libro degli ospiti? Credo di sì. Bene, aspetta che causi un po' di trambusto. Quando se ne vanno, fai in fretta. Ok, sbrigati. Alicia si muove furtivamente nell'ombra. Pochi secondi dopo senti un urlo e le guardie corrono via. Questa è la mia occasione. Corri verso il libro degli ospiti e lo infili sotto il tuo vestito. Torni velocemente nell'ombra per nasconderti. L'hai preso? È qui. Bene, vediamo cosa riusciamo a trovare. Vedi qualche calligrafia simile a quella del messaggio? Non è facile a dirsi, non ancora. Nemmeno io. Qui c'è un nome interessante. Alicia si avvicina alla pagina, strizzando gli occhi. Oh mio Dio! Cosa? Cosa? La regina ha un visitatore. Cosa? Sei seria? Alicia ridacchia. È esilarante. Il padre di Rosetta è venuto a fare visita. E ha detto che gli è piaciuta tantissimo la suite reale. Intendi la camera della regina? Precisamente. È scandaloso. È divertente. Non riesco ad immaginarli assieme. Non voglio nemmeno. Beh, sembra che il caso della calligrafia sia archiviato. Ne valsa la pena per scoprire la relazione della regina. Assolutamente, andiamo via prima di essere viste. Forza. Oh oh oh, che scoop. Ne ho avuto abbastanza di giocare a Mission Impossible per stanotte. E il libro? Lascia fare a me. Troverò un modo per rimetterlo al suo posto. Ok, ci vediamo domani mattina. Torni di nascosto nella tua camera da letto euforica dalla tua piccola avventura. Più tardi, mentre torni alla tua stanza, senti delle voci nel corridoio. Una domanda. Mi dispiace, Jonathan. Non tratterrò i miei sentimenti per lei. Potresti rovinare tutto. Te ne rendi conto, bevo? Fai una pausa pensando a cosa stiano parlando, ti tieni a distanza di sicurezza e ascolti. È la tua scelta alla fine, ma la mia posizione è chiara. Scegli me, devi lasciarla andare. È la mia unica possibilità di essere felice.
cosa sta succedendo ora. Apri il messaggio impaziente di vedere la nuova lettera. Se non te ne vai ora, soffrirai. Alla prova di spada, credo di essere stato chiaro. Non c'è dubbio che questa sia una minaccia. Cosa dovrei fare? Ti chiudi in camera con un brivido e passi una notte insonne a leggere il messaggio. No, finisce così. Quindi niente, restiamo così. Sabato prossimo, mi dispiace, anche io mi terrò la curiosità e poi sabato prossimo insieme scopriremo che cacchio succederà di nuovo. Grazie per aver visto questo video, ti auguro una buona serata, una buona notte, buon relax, ciao creatura, al prossimo episodio.